Salve, mi presento, mi chiamo Davide Mazza e sono in compagnia di Francesco Durante. Siamo qui a Voci di Strada per esporre un problema inerente alla prologo di Albanella. Dal mese di gennaio 2015 alcuni ragazzi di Albanella hanno tentato invano di iscriversi alla prologo di Albanella, sentendosi dire più volte che a breve avrebbero aperto le iscrizioni, nei prossimi mesi vi facciamo iscrivere, senza però mai giungere alla concreta apertura delle iscrizioni. Arrivati al mese di maggio ci siamo rivolti al presidente provinciale dell'Umbria, Mario De Iulis, per cercare di trovare una soluzione, ma dopo il rifiuto di essere ricevuti, l'unica risposta che abbiamo ricevuto telefonicamente è stata: non vi preoccupate, ci parlo io con Gino Rufo. A tutt'ora le iscrizioni non sono state aperte e addirittura è stato nominato un nuovo presidente con dubbia modalità. Non avendo avuto risultato, abbiamo cercato di contattare il presidente regionale Umbria, Mario Perrotti, senza però riuscire mai a fissare un appuntamento. Nei giorni scorsi è stata organizzata ad Albanella un convegno sul turismo a cui ha partecipato anche il presidente regionale Umbria, Mario Perrotti. Cogliendo l'occasione della sua presenza nel nostro comune, ho fatto richiesta al presidente della prologo di Albanella, Mario Vincenzo, di poter esporre un problema a nome di tutti coloro che si volevano iscrivere, ben 62 persone di cui ho i moduli di iscrizione da loro firmati. Ma questa opportunità mi è stata negata. Oltre all'impossibilità di iscriversi alla prologo di Albanella, vige per quest'ultima la più totale segretezza di ogni atto. Infatti non è possibile visionare nessun documento della prologo di Albanella nonostante dovessero essere pubblici. A tal riguardo, in data 22 giugno, con numero di protocollo 5892, l'amministrazione comunale di Albanella, nella persona del vice sindaco Mirarchi Pasquale, richiedeva alla prologo di Albanella la seguente documentazione: copia del vigente statuto, copia del libro dei soci e del libro contabile, comunicazione del luogo predisposto alle affissioni della documentazione per le iscrizioni, copia degli ultimi tre bandi di iscrizione alla prologo, comunicare la data delle iscrizioni alla prologo di Albanella per l'anno 2015. In data 30 giugno, data la mancanza di qualsiasi risposta alla richiesta di documentazione di cui prima, con numero di protocollo 6214, la presente amministrazione ha reiterato la richiesta. Ciò nonostante, ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta all'ente. In data 2 luglio, la prologo di Albanella ha proceduto all'elezione del nuovo presidente e del direttivo nella più assoluta segretezza. In data 29 luglio viene presentata istanza di accesso agli atti tramite lo studio legale di Simone, al fine di ottenere la documentazione prima elencata. Ciò ha evidenziato la violazione della legge sulla trasparenza del 6 novembre 2012, numero 190, la quale prevede l'obbligo di pubblicità degli atti anche a soggetto di diritti privati e non avente la forma delle società, quali ad esempio fondazioni e associazioni. Cito testualmente: a prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, pertanto è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza sia da ricomprendere anche le fondazioni e le associazioni private in controllo pubblico, sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, con riferimento agli obblighi posti a carico degli organi di indirizzo e dei titolari di uffici e incarichi amministrativi, sia per quanto concerne lo svolgimento della loro attività, ogni qualvolta essa possa rientrare nell'allocazione di attività di pubblico interesse. Noi ragazzi abbiamo intrapreso la procedura legale al fine di far valere i nostri diritti, soprattutto perché vogliamo valorizzare al meglio il paese che amiamo. Concludo invitando, alla luce dei fatti e delle violazioni legali esposte, il sindaco di Albanella, dottor Renato Iosca, e il consigliere regionale Enzo Marai a prendere i dovuti provvedimenti e a far valere i diritti dei cittadini che devono rappresentare.